Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo mega video! Io sono Xuder e perché dico mega video? Perché ragazzi, prendo l'aria come il bafo da crema, ragazzi, porca miseria, abbiamo delle news ufficiali per quello che riguarda Fortnite su Android. Sì, raga, abbiamo delle date, abbiamo delle news, abbiamo della roba da farvi vedere. Ovviamente ringrazio i miei meravigliosi data miner che, anche se non fanno data mining, mi mandano le notizie. Questa era del nostro Capitan Litto in primis, me l'ha mandata anche la Pamia, il mio amico grandissimo. Quello che succede su Twitter e YouTube o su Twitch, comunque sapete benissimo di chi parlo. Ragazzi, cos'è successo? Allora, stiamo aspettando praticamente dalla season 3, data in cui, inizio della season 3, giorno in cui è uscito Fortnite Android per iOS, anche Fortnite, cioè aspetta, giorno in cui è uscito Fortnite per iOS, Fortnite che venisse portato su tutti i nostri dispositivi Android. Nel corso di questi mesi, ragazzi, ne abbiamo veramente viste tante. Abbiamo fatto dei video, abbiamo fatto video dove venivano elencati i dispositivi disponibili e che facessero girare bene Fortnite. Abbiamo scoperto che la Epic Games stava lavorando di brutto sulla versione mobile di Fortnite per renderla molto veloce o comunque molto più scattante anche per chi ha telefoni non ad alte prestazioni. Sappiamo che peserà 1,9 giga, ma ci hanno garantito che gli update che verranno proposti per la versione Android saranno molto molto leggeri. Ci avevano anche detto, ragazzi, tra l'altro, che avrebbe avuto una funzione interna a questo gioco che permettesse all'utente di settare tutte le impostazioni grafiche al massimo, nel senso, settare al massimo vuol dire, cioè, noi possiamo giochiamo su un iPad, no, giochiamo su un tablet Samsung strapotente, giochiamo su un cellulare strapotente, spariamo tutto al massimo, giochiamo su roba un po' meno potente, tipo il mio Huawei Y62, possiamo portare tutte le setting al minimo in modo da giocarlo, magari non bellissimo, ma fluido. Vi ricordo sempre, ragazzi, che Fortnite Android è associato al vostro profilo Epic Games, quindi se ancora qualcuno di voi, ma sarebbe impossibile, non avesse il profilo di Fortnite sul sito Epic Games, lo vado a fare subito in modo da avere il cross platform anche con il vostro dispositivo. Allora, ragazzi, state pronti. Allora, mi tengo, ragazzi. Mi tengo, guardate che cosa vi faccio vedere, ragazzi. È un. Guarda, non vi dico niente. 3, 2, 1. Salamafata la fataia, ragazzi, guardalo qui. Questa, ragazzi, è la pagina Twitter ufficiale di Tencent. E che cacchio è Tencent, ragà? Tencent è l'azienda giapponese che ha acquistato praticamente la metà, il 46% delle quote. Anche Itzkill me l'aveva mandato anche Itzkill. Ha acquistato il 46% delle quote di Epic Games, portando quindi un ramo di Epic Games direttamente in. Scusate, non è giapponese, credo sia coreana per la precisione. Portando un ramo di Epic Games in Corea, rinominandolo Epic Games Corea. Quindi tutta una cosa separata. In poche parole, ragazzi, la Tencent è la. L'azienda che ha messo a disposizione 100 milioni per sviluppare gli esports in Giappone e in tutto il resto del mondo di Fortnite, eventi, merchandising e tutto pubblicità, tutto quello che può essere relativo al gioco per farlo esplodere ancora di più adesso che arriva la Season 5. Siete pronti, ragazzi? Guardate il tweet di qualche ora fa.
Allora, Tencent, Fortnite, wow, it's coming il 24 luglio! Ragazzi, il 24 luglio avremo Fortnite solo in Corea. Vi spiego come funziona la cosa, raga. Allora, cosa è successo? Allora, Fortnite, chi si ricorda il mio video, ecco, non vi preoccupate che ci giocheremo lo stesso anche noi il 24 luglio, non abbiate paura, non c'è problema, ci giocheremo anche noi. Voi ascoltate lo zio Xyuder che vi fa vedere. Vi ricordate, andate a cercare nel mio canale, c'è un video ragazzi, dove io vi avevo detto che nell'applicazione TapTap, andiamo un attimo a dare un... no, non possiamo, non lo facciamo adesso. TapTap, ragazzi, è un Play Store, in poche parole, però giapponese. Intanto c'è il Marco che dona il Mister X. Grazie, mister! Cin, cin, blin, blin, so che già la... Cin, cin, blin, blin, can't stop it. Sì che già la can, sei in front stroke. Praticamente il loro TapTap è un'applicazione che si può scaricare tranquillamente anche nei nostri Android e che è il loro Play Store. Avevo fatto un video di pre-registrazione tanti mesi fa, perché già si poteva fare forse ad aprile. Se non l'avete ancora fatto, andate a pre-registrarvi. Il 24 luglio, ragazzi, uscirà Fortnite sui dispositivi Android e io sarò qui pronto a farvi un bel video su come giocarci anche in Europa. Beh ragazzi, questo video voglio le 15.000 visual su questi video, ragazzi, scassate di prepotenza il tasto dei like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo stasera coi fan, ciao!